20 produttori locali, ma anche regionali, per offrire ai clienti aquilani qualità, ma per favorire anche l'accorciamento della filiera. Nasce così il primo mercato coperto di Campagna Amica della provincia dell'Aquila e il terzo d'Abruzzo dopo quello di Pescara e Chieti, collocato nel capoluogo di regione, nel complesso Il Quadrante alla Torretta, in una zona ben servita. Si riparte anche sotto il profilo agricolo, commerciale, su una città che ha vissuto senz'altro non delle belle situazioni negli ultimi periodi. In questo contesto troviamo i prodotti tipici dell'Abruzzo, troviamo la distintività dei territori abruzzesi, non ci sono soltanto prodotti aquilani, ma bensì arrivano ortaggi dalla provincia, arrivano olio dalla provincia di Pescara, abbiamo dei produttori che vengono dal Chietino e dal Teramano, quindi senz'altro la gamma territoriale, regionale viene in questo contesto rappresentata tutta. Questo mercato sarà aperto il mercoledì, il venerdì e il sabato, cominceremo con questi tre giorni, però abbiamo intenzione di migliorarlo e di strutturarlo ancora meglio, però è un punto di partenza assolutamente importante. Diamo la possibilità economica ai nostri produttori di poter vendere direttamente i loro prodotti agricoli di tutto il territorio, ma nello stesso tempo diamo un'opportunità anche ai consumatori, ai cittadini, di avere le produzioni locali disponibili ogni giorno, direttamente venduti dai produttori, imprenditori agricoli che si dedicano all'agricoltura e all'allevamento. E con l'inaugurazione del mercato di Campagna Amica qui all'Aquila si dà anche un aspetto sociale, perché si dà la possibilità alla gente di rincontrarsi, quindi di creare un tessuto sociale che purtroppo da circa 10 anni, con degli eventi sismici che sono stati sia nel 2009 e successivamente nel 2017, è mancato. Quindi le persone che sono rimaste qui all'Aquila hanno la possibilità di incontrarsi e quindi di ricreare un tessuto sociale che per altri motivi è venuto a mancare. Il mercato conferma il percorso di crescita della rete di Campagna Amica, che punta a valorizzare il prodotto agricolo e la filiera corta, rispettando le esigenze dei consumatori più esigenti. Nel mercato c'è proprio di tutto. Il mercato coperto non sarà infatti solo un luogo di compravendita, ma anche di alta socialità, soprattutto in una zona fortemente provata dal terremoto, tra chi produce e consuma, ma anche per coloro che hanno scelto di restare all'Aquila dopo il sisma e credono nella rinascita del capoluogo di regione. Queste iniziative si stanno susseguendo sempre di più, è un buon segno di ripresa, di vitalità? È un segno di ripresa e di vitalità, ma è anche l'accorciamento della filiera, quindi contenimento di costi per le famiglie e per i cittadini.